Si fa per ridere! Ragazzi, un attimo, facciamo un break, ok? Riattacchiamo con la seconda strofa appena ho finito la telefonata. Mi raccomando, vi voglio più forti sul finale, soprattutto tu con la batteria. Pronto? Ciao Antonio! Sì, stiamo provando. No, guarda, dai, veloce.
2 minuti ce li ho, non di più perché sennò non riusciamo a star dietro, non rispettiamo la tabella di marcia e qui i ragazzi devono andare via tra mezz'ora e abbiamo ancora da fare altre 2 strofe. Sì, per domani? No, no, come no? No, no, dovremmo starci dentro. Ma domani quando? Domani sera? Ah, per l'una. Non si riesce la sera? No, figurati, ma no, era per un discorso di non... Certo, così avevo un po' di cose da fare, poi ti mando il pezzo, te lo carico nel pomeriggio, no? Ah, per forza entro le 13. Aspetta che dico ai ragazzi, dovete rimanere un'ora in più perché dobbiamo finire tutta la canzone per domani, cioè per stasera, che domani gliela devo mandare. Aspetta un attimo che... Ragazzi, un attimo, finisco e vengo da voi. Dovete rimanere, ragazzi. Dai Antonio, allora facciamo così. Noi ci diamo dentro, i ragazzi li faccio rimanere di più. Tu riesci a garantirgli lo straordinario? Dai, per favore, fammi questo almeno. Io sono qui 3 ore, 4 ore, ho perso il senso del tempo. E non puoi dire al produttore se riesce a, cioè appunto lì alla casa discografica, se riesce a temporeggiare un po'. Devo per forza averlo al pomeriggio questo. Sono un po' brunini, però. Digli che ho avuto un nodulo alle corde vocali e il cantante ha dovuto prendersi un giorno in più. Dai, buttagliela lì. Tu sei bravo a sparar palle, no? Bravo, dai, dai, così ti voglio, dai, vieni incontro. Dai, io allora te lo faccio avere per le 4, dai. Ma no, cosa ci, non in più cosa ci faccio? Dai, le 4, che dobbiamo essere uccidere, dobbiamo poi fare la post-produzione, e lo sai che è una roba lunga, dai, ti prego, dai, Antonio, ti prego, dai. Non farmi produttore antipatico, e ti prego Antonio, dai, per favore, dai, fallo per Didi, dai, cazzo, dai, Antonio, ti metto una battuta per te, dai, la prossima canzone ci sbutto dentro un po' di freestyle a un certo Antonio, mega super produttore discografico, dai, ti prego, sì, grazie, dai, ti saluto che qui non ci stiamo con i tempi, oh, mi raccomando, grazie, vedrai che ne vale la pena, ne valsa la pena, grazie Antonio, ciao, stammi bene, ciao. Meno male che ti ho trovato, guarda quante poesie, guarda quanto materiale. Cacchio, qui c'è da fare un freestyle da paura. Ma sì, io scompiazzo tutta questa bella roba e domani Didi esce con un pezzo inedito da spaccare tutte le classifiche, scalare le classifiche una dopo l'altra. Vi scalo le classifiche, vi scalo le mutande. Didi DJ, Didi. Calma, non ti fare prendere dall'ansia. Facciamo quadrare il cerchio. Ok. Sei calmato, procedi per ordine A, B, C. Il problema è che non so cosa cazzo è A, cosa cazzo è B, cosa cazzo è C. Ma sono una persona, mi puoi dare, sono una persona e io so chi è il mio carissimo amico frate. Io lo chiamo,
io lo chiamo perché è importante. Fratellino. Ecco, c'è una faccia sto frate, a me non me la conta giusto, però lui mi può salvare, solo lui. Gli dico, gli dico che mi deve aiutare, che è un progetto Onlus per dei bambini orfani, che tutto il ricavato andrà a loro e per una volta rinuncio ai soldi, ma non perdo l'ingaggio, che è l'unica cosa da fare, è l'unica. Per una volta non devo pensare ai soldi, ma a risolvere questo cazzo di casino. Mannaggia a me che non ho inciso ieri, oggi, domani, inizio, oh. Dai, proviamo a sentire. Fratellino, come stai? Pace bene, io benino, dai, non male, però si potrebbe andare meglio. Senti un po', ma scusa se ti disturbo. Ah, meno male, io c'ho da chiederti un grandissimo favore, solo tu mi puoi aiutare, non mi dire di no. Dai, c'ho due secondi. Allora, praticamente è un progetto musicale il cui ricavato andrà totalmente a favore di un gruppo di orfani dello Sri Lanka. Punto. E non lo so, io mi hanno commissionato questo lavoro, incidere la canzone e il tutto ricavato del disco andrà a loro. Quindi tu non puoi dirmi di no, perché comunque il tuo cuore, prendi il cuore in mano, parli del tuo cuore e il tuo cuore ti dirà aiutiamo Didi. Aiutami dai, è importante. E il problema è questo, che mi hanno dato un pacco, lo studio di registrazione, la band e le coriste. Riesci a fare qualche chiamata e mi trovi un po' tutti, dai. Anche stasera, anche alle 11, anche di notte, guarda, possiamo incidere quando vuoi. Sì, perché domani sto progetto deve essere completato. E il problema è che c'era una scadenza molto veloce, sai quei progetti che ci si inserisce lì, insomma, quando c'è un buchetto libero fai un po' di montagliato, no? Sai, noi siamo presi da tante cose, noi grandi artisti, però dai, io ci tenevo tanto a sta cosa, quindi dammi una mano, dai, sei un grande fra, non so prendere un giro, per dire grande fratellino, mi raccomando, è Tellino forever, grazie, sì, quando hai tempo, ai tuoi comandi. Pace bene, fratello. Ciao. Dai, che blocco storico, dai. Sono un po' spendo freddo, devo muovere. Andiamo. Cazzo. Inizio, ma c'è risposto. Dai. Sì. Poco credibile.